Ciao ragazzi, oggi vi presento dei dolcetti davvero golosi, ricchi di crema di ricotta e gocce di cioccolato, semplicissimi. Ho inserito all'interno di una ciotola 250 g di ricotta, un tuorlo d'uovo, 3 cucchiai di zucchero semolato e con una spatola comincio a mescolare. Ora aggiungo 50 g di gocce di cioccolato. Amalgamo bene, vedete, si forma una crema densa, ecco, la tengo da parte. Ora vado a stendere un rotolo di pasta sfoglia rettangolare con una rotellina zigrinata. Ok, da un rotolo vengono fuori 8 dolcetti. Ora li spennello con del latte. Serve appunto per quando li vado a richiudere, per diciamo bloccarli un attimino, perché altrimenti fuoriesce, anche se un pochino fuoriesce diciamo la crema. Ok, ora ne vado ad aggiungere mezzo cucchiaio al centro di ogni quadretto. Ecco, così vado a terminare tutti i quadretti. Ora li vado a richiudere, ecco, in maniera che deve risultare un triangolo. Li sigillo bene ai lati e unisco le due punte. Ecco qua, vedete che carini? Ok, proseguo così con tutti gli altri. Dopodiché li vado a appoggiare su una teglia da carta forno. Coperta da carta forno, scusatemi. Ok, vedete, li vado a infornare a 180 gradi per 20 minuti circa. Li spolvero con un pochino di zucchero, così restano belli, diciamo, dorati. Eccoli, vedete che belli. Sono buonissimi e semplici, ragazzi. Spero vi sia piaciuta. Alla prossima, ciao!